Vado io? Vai. Invasioni contemporanee e... Direi innanzitutto che è una sfida. Che è una sfida. 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 Invasioni contemporanee è un progetto stupendo che nasce in dei territori in difficoltà. Portare i linguaggi della contemporaneità, delle arti contemporanee, della provincia di Ascoli Piceno. E la speranza, accoglienza, condivisione, comunità, l'autenticità, complesso, permeabilità, contaminazione, ruvidezza, resistenza, restanza, forte, forte. Ti dà la possibilità di vivere e poi... Beh, però che figata sti immagini. Senza i caschetti. Certo. Esatto, questa è un'invasione contemporanea perché succede adesso e quindi è estremamente contemporanea. Un'invasione pacifica, diciamo. È stata un'invasione al contrario, questi luoghi e le persone che li abitano mi hanno totalmente invasa. E incontrare tante persone che si fanno un quattro per aiutarti. Cercare di entrare piano piano dentro questo tessuto sociale. Strato dell'arte che calza con lo strato del territorio e lì si formano degli incroci che... Il farsi contaminare, quindi toccare, come per osmosi, no? Questa cosa però ti mette in una situazione fragile, proprio come lo sono certi territori. L'arte può incidere sulla fragilità dei territori... A patto che quest'arte sia onesta. Ma credo che anche sia in qualche modo un dovere dell'arte. La ricostruzione artistica può essere una soluzione per rendere infrangibile un territorio. Se fornisce a chi vive quelle fragilità un punto di vista inaspettato. E le persone che si possono trovare in una situazione di fragilità, anche loro devono ingegnarsi e la creatività fa bene a tutti tirarla fuori. Così. Giddap. Ciao, sono Don. Lo vedete? Non lo vedete più. Per noi Invasioni Contemporanee è stata una esperienza intensa e... Ragazzi, è sempre così qua. È sempre così.